Ciao ragazzi, benvenuti, grazie per la fiducia che continuate a dimostrarmi, grazie per aver acquistato o grazie anche a chi acquisterà questo libro, che non è altro che diciamo, il naturale continuo della mia raccolta di 180 trascrizioni di basso di John. Canzoni dei Queen e non, quindi quasi tutta la sua discografia, le sue collaborazioni, ovviamente la gran parte del suo lavoro è stata quella con i Queen, che potete trovare a questo link o sul mio sito comunque www.igorsardi.com. Dopo aver pubblicato questa raccolta che diciamo, nel mio piccolo ha fatto il giro del mondo, non me l'aspettavo. Dopo aver ricevuto tantissimi apprezzamenti anche da musicisti veramente importanti, vi faccio solo un nome: Alphonso Johnson, che è stato bassista di Weather Report prima di Jaco, e altri, insomma, anche a livello italiano e internazionale. Quindi, sono felicissimo di questo lavoro che ho fatto, io ne ho fatto altri metodi didattici, ho fatto altre raccolte, soprattutto chi fosse interessato ho fatto la raccolta di trascrizioni di Giacomo, sono 60 brani, e poi ho fatto altri metodi didattici, un corso di armonia, eccetera, eccetera. Trovate tutto tanto scritto nella prefazione o nella biografia mia, con tutti i link. Perché fare questo secondo libro, diciamo, su John? Io ho spesso ricevuto, sia anni fa, quando usavo per lo più Precision, e suonavo anche dei brani dei Queen, sia appunto dopo aver pubblicato questa raccolta, ho ricevuto molte domande, molti messaggi nei quali mi veniva chiesto un po' di tutto, diciamo, un po' di tutto riguardo a John, un po' di tutto riguardo al mio sound, che a detta vostra, a detta loro, è molto simile a quello di John. Io premetto che non ho mai cercato di fare la copia né sua né di Jaco né di altri bassisti che mi piacciono. Semplicemente prima da ragazzo suonando tantissimo le canzoni di Queen, comunque essendo appassionato di John, logicamente poi è quasi istintivo cercare anche il sound, però non ho mai, ecco, voluto copiare. Andare a cercare proprio la misura delle corde piuttosto che quali pick-up o quant'altro. Io ho preso un Fender Precision, anzi due, e semplicemente entro, non uso amplificatori, ma questo lo vedremo prossimamente. Altre domande che mi sono state fatte, soprattutto alcuni brani, se potevo fare dei tutorial, oppure spiegare magari il mio approccio su delle parti un po' più complicate. E la parte più bella sono state le richieste di mi hanno chiesto, insomma, di parlare delle sue composizioni. Ecco, questa è una cosa che mi ha colpito molto. Forse è stato, diciamo, lo stimolo maggiore che mi ha spinto a fare questo secondo libro. Perché diciamo che la parte forse più sottovalutata, ancor più della sua tecnica bassistica, del suo ruolo da bassista, forse sono state proprio le sue composizioni, che non ci scordiamo, pur essendo stato diciamo, il membro dei Queen meno prolifico a livello di numero di brani scritti, composti. Ma non ci scordiamo che quasi tutti i suoi brani sono diventati dei successi. Tranne rare eccezioni, sono tutti pezzi che
Ragazzi, chi è che non conosce Want to Break Free piuttosto che Another One Bites the Dust, che è, penso sia il giro di basso più conosciuto a livello proprio storico di sempre. Quindi, ecco, vorrei fare un viaggio, chiamiamolo così, un piccolo viaggio alla scoperta del bassista e soprattutto del musicista, quindi a 360 gradi, più sottovalutato forse della storia della musica leggera. Ecco. Proviamo a vederla così, farò del mio meglio per rendere tutto più interessante possibile. Sarà un libro che varierà molto di argomenti, quindi parleremo sia di... Faccio una piccolo riassunto. Volevo fare parte della biografia, la discografia sua. Volevo porre molta attenzione sulla strumentazione, tutto quello che ha usato, tour per tour, tutti i bassi che ha avuto, insomma, tutto quello che so, che conosco. Il sound, i vari sound che ha avuto durante la sua carriera. Le sue tecniche principali, quindi ad esempio il suo fingerstyle, che è stata la tecnica più utilizzata in assoluto, ma non solo, ha usato molto il plettro. Quindi andiamo a esaminare quei brani dove cerchiamo di capire perché preferiva l'utilizzo del plettro, il suo suonare con il pollice, o il palm muting proprio, ma anche ad esempio quelle composizioni o quei brani dove ha suonato il basso fretless, Torture Time, ad esempio My Melancholy Blues, e addirittura un aspetto che molti non conoscono è che John ha suonato anche il contrabbasso, ad esempio nell'intro di Death on Two Legs, c'è un contrabbasso suonato proprio con l'arco, molto bello. Tutto questo si può capire perché con gli anni mi sono messo da parte anche le sue tracce separate, quindi la traccia proprio di basso, contrabbasso, eccetera, per sentire proprio in modo perfetto, pulito, di molti, molti brani, quello che faceva, quindi anche sentire il suono, e si capisce veramente molte cose. Poi, appunto, un capitolo dove si parlerà proprio delle sue composizioni, del suo essere un polistrumentista. Ricordiamoci che John nasce come chitarrista e ha suonato la chitarra in molti dischi dei Queen, anche in alcuni live. Suonava il pianoforte, le tastiere, i sintetizzatori, la batteria, anche se lui in un'intervista disse che se la cavava appena. Comunque era un grande polistrumentista, un grande compositore, un grande autore, perché tutti i testi delle sue composizioni erano proprio suoi, 100%. Dopodiché andremo comunque a analizzare sia dal punto di vista armonico, per capire proprio come ragionava musicalmente, armonicamente e melodicamente, e poi l'analisi delle sue linee di basso, da quelle più storiche. Cercheremo di capire come mai funzionavano così bene. E passando poi suoneremo proprio i suoi brani con gli originali senza basso, quindi ci divertiremo ancora di più. Proveremo a inventare magari dei giri di basso nello stile suo. Parleremo dei suoi cliché, quindi cose che ha ripetuto durante la carriera, l'importanza dell'incastro che aveva con Roger Taylor, con basso e batteria. Insomma, parleremo un po' di tutto, le sue influenze musicali. E anche magari l'analisi di quei pochi soli che ha fatto, ma che sono rimasti diciamo molto
nel nostro orecchio. Basta pensare a Liar o Breakthrough piuttosto che oh, Dio, ora non me ne viene in mente altri, però insomma vedremo tutto più avanti. Quindi io vi ringrazio ancora, troverete tutto nel PDF, poi vedrò se fare anche il cartaceo, dipende quante richieste avrò. Comunque ogni video avrà il suo link per scaricare tutto, ovviamente compreso nel prezzo del libro. I PDF con esercizi, i PDF con cioè ogni capitolo, insomma, sarà abbastanza pienotto, diciamo così. Per qualsiasi domanda, critica, perplessità, dubbio, chiarimento, io sono sempre, grosso modo, ora fortunatamente siamo a giugno 2021 e riparto anche con la musica live, ma sono sempre disponibile. Non parlo bene inglese, però dai, in un modo o nell'altro ci cercheremo di capirci, sono sempre a vostra disposizione. Quindi grazie ancora, ci vediamo poi al primo video vero e proprio del libro.